Riparte la stagione turistica nelle Marche e le imprese del comparto cercano 3.180 lavoratori per il mese di maggio e addirittura più di 13.000 entro fine luglio. Il centro studi della CNA, che ha elaborato i dati Excelsior Unioncamere, ha precisato che si tratta di richieste di personale che arrivano dalle aziende che si occupano di alloggio, ristorazione e servizi turistici. In particolare si cercano cuochi e camerieri, ma il 32% di queste assunzioni non si farà perché si tratta di lavoratori considerati di difficile reperimento. Nel 17,2% dei casi per mancanza di candidati e nel 13,7% per una preparazione considerata non adeguata. Considerando anche gli altri settori, le richieste delle aziende riguardano oltre 46.200 lavoratori, un problema riscontrato anche a Fano per Filippo Ravagli. Mancano esperienza e professionalità che andrebbero trasmesse e insegnate nel periodo di bassa stagione. Il problema di fatto è che manca fondamentalmente le persone di spicco di un ristorante che possono fare ricevimento, che possono togliere dei problemi che ha il titolare, che non può essere in tutti i punti della serata, dei tavoli, a gestire la situazione. Non è tanto lo stipendio, ma credo che ci sono che molte persone che dicono: no, vabbè, dai, per fare 3 ore, 5 ore, ma non è un fatto di ore, questo è un lavoro che non si basa sulle ore, si basa sull'esperienza che te hai con le persone. Se hai fretta, se non sei predisposto, pensi soltanto, capito, ti devi costruire il tuo stipendio, va costruito. Aspetto, però io aspetto a braccia aperte persone che mi risolvono il problema della gestione della sala o della cucina. Invece, dopo tanti anni, sono sempre da capo ad ogni stagione, perché non rimane. Poi, dopo questo Covid, proprio le mazzate ci sono state. A dire la sua è anche Roberto Bacchiocchi. I ragazzi o anche i giovani a volte vengono anche forse un po' sfruttati, quindi non vogliono più fare questo lavoro, sono sempre di meno. Trovi ragazzi senza esperienza e già con difficoltà a trovarli. Poi ti dico, è il reddito di cittadinanza, una cosa o un'altra, comunque sia i ristoranti, bar, soprattutto diciamo, il settore alimentare, bar, snow food, cosa, non si trova proprio, non si trova personale. Sono tutti alla ricerca. Quest'anno, come l'anno scorso, è sempre uguale. Non si trovano, comunque io ho un sacco di amici che stanno cercando e sono disperati, che non riescono a mandare avanti l'attività o a funzionare a pieno regime perché non hanno personale. Diciamo, stanno lavorando la metà di quello che possono fare. Anch'io adesso infatti mi manca una ragazza, diciamo che dovrei averla, spero, trovata, ma siamo tutti così. Lei cosa ne pensa? È una difficoltà oggettiva. Purtroppo ad oggi si fa difficoltà a trovare personale. Diciamo che questo è un momento difficile perché è uno stile di vita duro e i ragazzi non lo vogliono fare. E il discorso di stipendi, come dicevo, incide, per carità, però non è neanche vero e non deve passare il segnale che i ragazzi sono tutti scansafatiche, che non hanno voglia di lavorare. Purtroppo, come in tutte le situazioni, ci sono delle mele marce, c'è gente che non ha voglia di lavorare, preferisce stare a casa con il reddito di cittadinanza, ma c'è anche altra gente che magari il lavoro lo cerca e non lo trova o non lo prende per altri motivi, appunto come quello del lavoro del fine settimana, durante le festività. Ma come è anche vero che non bisogna fare di tutto un erba un fascio della categoria ristoratori, perché dispiace vedere nelle pagine dei giornali quando dei sindacati puntano il dito su un'intera categoria facendoli passare, tra virgolette, per delinquenti che non pagano i dipendenti, che è la cosa più assolutissimamente sbagliata. Ci saranno anche nel mondo lavorativo dei datori di lavoro delle mele marce, ma non possiamo fare di tutta un'erba un fascio offendendo un'intera categoria che con impegno e dedizione, anche in un momento di difficoltà, ha tenuto a dare lavoro a dei ragazzi, a delle persone, garantendo degli stipendi anche durante il periodo di Covid. Tanti amici che hanno bar o posti sulla spiaggia non dicono altro, dicono che non è che non si trova il personale, è che tutti vivono con il reddito di cittadinanza. Quindi colpa del reddito di cittadinanza? Chi ci va a lavorare quando mi danno 900 euro al mese? Mentalmente sei già abbastanza tranquillo e a lavorare non ci vai, ti godi l'estate. Questo è, non è? È così, fondamentalmente è così. Invece i ragazzi hanno voglia di lavorare oppure no? Sinceramente io non vedo tantissima voglia di lavorare, infatti io personalmente, il mio personale, sono tutte persone molto più grandi di me, perché se no i giovani avevo cercato, ma non si trova niente.